poi sapere come si contabilizza una riserva. Non esiste nella scienza contabile, non esiste uno strumento che consenta di fare questo, diverso dalla tecnologia, ma soprattutto perché il 1130 bis, non mi ricordo, dice che quali sono i motivi di revoca dell'amministratore? Testualmente, è motivo di revoca gestire con modalità tali da poter generare, testuale, gestire con modalità tali da poter generare possibilità di confusione patrimoniale. Prima della riforma, se c'era confusione patrimoniale e non era accertato il danno, quindi pure in presenza di confusione patrimoniale, ma senza l'accertamento di un danno, l'amministratore prendeva in serva. Dopo la riforma non è la confusione patrimoniale col danno, l'accertata confusione patrimoniale col danno che fa revocare l'amministratore, non è neanche l'accertata confusione patrimoniale senza il danno che fa revocare l'amministratore, ma è il timore che quella modalità di gestione possa generare possibilità di confusione patrimoniale. L'utilizzo del verbo potere due volte rende del tutto teorico e potenziale la condotta dell'amministratore, che i tre giudici della volontaria giurisdizione di Milano, con la sentenza di tre giorni fa, definiscono semplicemente non comportamento dannoso, non maladesso, molto meno, comportamento patologico. Cioè porre in atto una modalità operativa, perché è la prassi che la fa, perché il software non consente di fare diversamente, perché ho imparato così e mi è andato bene più importante, perché alla fine non c'è scritto che serve la partita doppia nel 1130 bis comma. C'è scritto nel 1129 che è motivo di revoca giudiziale gestire con modalità tali da poter generare confusione patrimoniale. Non aver generato confusione patrimoniale, non aver generato danno. Cioè siamo molto più in una fase di teorica che la giurisprudenza ha iniziato a definire non comportamento dannoso, ma comportamento patologico. Ed è una patologia, francamente, quella del mondo condominiale di avere la enorme ambizione di rappresentare un mondo patrimoniale non utilizzando gli strumenti adeguati. Voglio farvi un esempio, senza banalizzare, ma è l'esempio che farei a un soggetto atecnico, cioè non dotato di competenze contabili specifiche, dando per scontato che se dovesse fare una statistica, chi vuole competenze contabili di origine, penso un quarto, perché siccome gli amministratori possono avere le più ampie competenze di origine, non è necessario che abbiano una gestione contabile. Anzi, può anche essere che io preferisca un amministratore giurista, un amministratore tecnico, soltanto che la contabilità è caduta addosso all'amministratore, come non è caduta ad esempio la responsabilità tecnica. L'amministratore non è il direttore dei lavori di un cantiere, mentre invece l'amministratore ha la responsabilità fiscale e contabile. Questa è una disparità di trattamento a danno dei non contabili che il legislatore ha introdotto, su questo non c'è dubbio. Allora, la partita doppia rende revocabile l'amministratore, senza la partita doppia è possibile revocare l'amministratore, è possibile esporre azioni esercitorie, e senza la partita doppia viene limitato e mortificato il diritto di verifica, che è uno dei punti cardine dell'amministrazione condominiale trasparente e che è uno dei motivi di revoca giudiziale, quello di non consentire l'accesso alla verifica, da parte degli aventi diritto. Oggi gli aventi diritto sono anche gli inquilini. Prima gli inquilini e gli amministratori li tenevano fuori dalla porta, anche in maniera un po' aggressiva, nel senso parla col tuo proprietario e io mando i documenti a lui, che già devo avere un proprietario, se vengono a rompere le scatole dell'ufficio anche i cibi inquilini. Oggi gli inquilini sono degli aventi diritto come i proprietari e gli inquilini possono nominare un revisore che, rispetto a quelli che sono i loro diritti e non rispetto a tutto il mondo delle verifiche, possono entrare nel merito della contabilità della resa del conto.